Oh, guarda che arriva Elena, Elena Camo. Ciao Elena. Ciao ragazzi. Come stai? Tutto bene? Hai detto che stai bene? Che bello questo microfono a proposito, eh? ci gusta parecchio. Grazie, visto è molto vintage. Bellissimo. È un finto vintage. Allora raccontaci un po', dai, come sta andando? Raccontaci cosa stai facendo in questo periodo, dai, vai. Come nasce Elena Camo? Dici anche come è nata Elena Camo. Io ho fatto tutti i miei studi, diciamo, provincia, sin dal liceo classico, che anche gli studi musicali, quindi loro Verona, anche se non vivo a Verona, però vivo praticamente vicinissima proprio alla bella città di Romeo e Giulietta. E niente, in sostanza sono diplomata in forte, ma anche in canto lirico, e scrivo canzoni, e in sostanza gli ultimi successi sono stati prettamente pop reggaeton anche, quindi in sostanza aspettiamo l'estate per poter ritornare a ballare, ritornare in auge con tanta musica bella. In effetti sì. Elena, io lo so, cioè, ci conosciamo e ciò mi dà molto onore averti oggi qua, è bello perché lei è chiaramente, lei è un po' l'estate. Sì, no? L'ho intervistata, penso è stata una delle primissime ospiti di Verona in Musica e era... Ci eravamo presentate con questa hit proprio estiva. Quindi... Allora facciamo una cosa, andiamo a ascoltarci il brano di Elena e poi torniamo in studio così lo commentiamo. Attenzione, 3, 2, 1, Elena Camo, musica! Senti questo vento caldo che arriva dal mare profondo, lo sento su di me, sulla mia pelle si poggia il tuo respiro e come foglia cado tra le tue braccia e io vorrei scappare. Arriva da questo mare, proprio qui davanti a noi. Io vorrei scappare dove non c'è campo e mano nella mano, volare via lontano. Giocherò il sole, giocherò il sole. Giocherò il sole, giocherò il sole, farò bailar contigo amor. Giocherò il sole, giocherò.
Scotta sto video, che bello. Produzione bellissima, dopo chiaramente insomma anche tutto il resto. Wow, complimenti, Com'è? Grazie. Io quiero il sole. Questa la ballavamo tantissimo. Ci hai riportato in estate. Esatto, la pizza. Esatto, dai, un po' di estate, anche perché insomma abbiamo bisogno anche di canzoni spensierate in questo periodo. Di ritornare a fare la coda per andare a Jesolo. E che ne so, a fare la coda per andare a Rimini, a fare la coda insomma per andare in alcune località marittime e in sostanza ritornare a ballare, ritornare a qualcosa di spensierato nonostante questo periodo qua che ci ha portato via parecchio tempo anche della nostra musica e della nostra vita. Soprattutto, certo. Sì, ma la parola giusta è spensieratezza e la musica ci aiuta a ritrovarla assolutamente. Ovvio, poi quando arriva il sole, arriva il mare, arrivano tutte le signorine in costume. Mi sono un attimo perso, ho visto questo video, mi sono un attimo caricato di più del solito. Vabbè, a posto, ritorniamo in torniamo noi, sulla noi. Torniamo sulla strada, sulla retta via. E invece, Elena, dai, raccontami un po'. Allora, chiaramente brano pazzesco, so che ha avuto anche un bel successo, io posso confermarlo perché io in primis durante le mie serate estive è un brano che ho sempre suonato, piaciuto, ballato, facile, bello, divertente, il classico reggaeton all'italiana con il ritornello spagnolo, però chiaramente particolare, ben curato, quindi veramente tanta qualità, bello, complimenti. Raccontami un po', un sacco di cose televisive hai fatto, dai, nominami qualcosa di importante, perché non è una, due o tre, sono parecchie, vai. Beh, allora, dunque, vabbè, questa canzone qua ha avuto parecchia fortuna perché comunque è in continuazione ormai da circa anno su molte radio nazionali e quindi in sostanza ha fatto con vari remix, quindi è stato fatto insomma un bel successo di questa canzone. Poi in sostanza sì, ho fatto tante parti televisive, tra cui anche a Rai 1 e poi la novità diciamo di quest'anno è stato che sono stata selezionata anche nella scuola dei TV come insegnante. È stato un grande onore per me far parte di questa scuola con ragazzi. Wow, quindi complimenti. Adesso abbiamo il segnale un po' debole, però praticamente insegnante nella scuola dei PU, giusto? Mi confermi? Direi di sì. Abbiamo qualche problema di linea, però è così, perché comunque... Come insegnante per la provincia... Sì, per la provincia di Verona. Ok, bello. Perfetto, invece cosa ti porta ancora oggi a... Io rubo la domanda da Annalisa. Cosa ti porta ancora oggi a portare avanti, ecco, scusa per questa ripetizione, la musica e il tuo genere, il tuo stile? Quindi andiamo in chiusura con questa ultima domanda. Il perché oggi Elena Camo è ancora qui e ci crede e va avanti? La mia forza è sicuramente la passione che ogni artista ha dentro di sé. La passione per la musica. Perché l'arte alla fine è immune ed è sempre stata immune a questa pandemia, a questa situazione. Quindi continuerò a produrre, infatti ho in serbo dei progetti che probabilmente nei prossimi mesi usciranno e chi lo sa, di utilizzare Verona come altro sfondo per un altro mio videoclip. Infatti voglio far presente che Le mezze stagioni, che è un altro mio singolo, è stato girato interamente sui monti della Lessigna e anche nel centro storico di Verona, quindi per tutte le vie del centro dove potete vedere assolutamente l'Arena di Verona, via Mazzini, Piazza dei Signori, quindi la nostra Verona, la nostra bella Verona. Vi invito ad andarlo a vedere, Le mezze stagioni, Elena Camo. E niente, che dire, nulla può sostituire sicuramente l'atmosfera di un concerto, l'atmosfera di un pubblico, la volontà di cantare per un pubblico, no? E anche le emozioni che ti dà lo stesso pubblico, le sensazioni. Però abbiamo bisogno comunque di rimanere in contatto e questa cosa sicuramente aiuta il nostro pubblico e la nostra gente che ci sta a guardare. Quindi artisti, continuiamo a produrre, continuiamo a tenerci in contatto con il nostro pubblico, che è la cosa più bella che effettivamente possiamo avere. E che dire, alla fine torneremo a rivedere le stelle, come diceva Dante. Ah, però quindi praticamente tu sei già al lavoro. Allora, perfetto. D'accordo, allora noi ti ringraziamo, Elena, per essere stata oggi con noi.